Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È una pratica antica e collaudata, densa di storia e di tradizione, quella inerente alla pesca del tonno. Gli esperti nella pesca del tonno potrebbero facilmente spiegarci i tanti passaggi raffinati di cui consta l'operazione. Bisogna anzitutto fare sì che i tonni confluiscano nelle reti del pescatore e poi di lì, un poco alla volta, passano ogni volta in una camera più piccola e più stretta, finché non giungono come ultimo stadio a quella che viene detta con espressione inequivocabile la camera della morte. Una volta che siano giunti nella camera della morte, quella che non ha più passaggi verso camere più piccole, i tonni sono per così dire intrappolati in via definitiva, senza possibilità di fuga. E allora comincia quella che in termini tecnici viene chiamata la mattanza, ossia lo sterminio di tutti i tonni confluiti nella camera della morte, che produce poi l'effetto visibile del mare che si tinge di rosso. Ora, qual è il nesso tra la storia della pesca dei tonni e il nostro presente? Ebbene, forse, a ragion veduta, possiamo dire che dopo 2 anni di continua repressione giustificata in nome della salute pubblica, di ininterrotta prassi di limitazione delle libertà e dei diritti giustificate in nome del contenimento dell'emergenza epidemica, siamo in ultimo giunti a quella che possiamo ragionevolmente appellare la camera della morte. Non soltanto tutti i nostri diritti e le nostre libertà sono stati sequestrati in nome della più alta ragione della salute pubblica, ma adesso l'obbligo di benedizione col Santissimo Siero, sempre laudando in secula seculorum, diventa una realtà a norma di legge. Di questo si parla in questi giorni, ad esempio, su Repubblica. Di più, questo è il punto, la super infame tessera verde diventa un dispositivo che non conosce più eccezione e che pone in essere di fatto una condizione di discriminazione oscena per chiunque non ne sia munito e insieme di controllo totale e totalitario destinato a diventare nuova normalità per chi ne sia invece munito. Come sappiamo, si parlerà nei prossimi giorni della decisione finale dell'introduzione della super infame tessera verde per tutti i posti di lavoro. Ecco che siamo realmente giunti al cospetto di quella che, con la metafora ittica poc'anzi impiegata, possiamo appellare la camera della morte. Un poco alla volta ci hanno spinti come i tonni in camere sempre più strette, rimuovendo ora alcune libertà, ora altre, sempre giustificando l'operato in nome di un bene più alto, quello della salute pubblica, quasi come se in nome di quel bene fosse poi lecito ridurre le libertà e i diritti. E infatti proprio in ciò sta la potenza del dispositivo utilizzato. Non ci stanno limitando diritti e libertà, no, ci stanno semplicemente proteggendo la salute messa a repentaglio dall'emergenza epidemica, cosicché chiunque protesti perché vuole indietro i suoi diritti e le sue libertà in realtà sta mettendo semplicemente a repentaglio la salute pubblica. Un dispositivo semplice quanto efficace, potenzialmente tale da durare per molto tempo ancora, vuoi anche nella forma di un'emergenza infinita. Ebbene, per rimanere ancora una volta alla metafora ittica, possiamo dire che rispetto ai tonni, che dunque siamo per come veniamo trattati, e rispetto anche alle sardine, che hanno la prerogativa, come sappiamo, di procedere seguendo le correnti del politicamente corretto, dobbiamo essere più che mai salmoni. Specificità propria dei salmoni è infatti quella di procedere controcorrente, non per il gusto di farlo, bensì per generare la vita, per deporre le uova, per produrre qualcosa di diverso e di migliore per l'avvenire. Più che mai oggi è il tempo di essere salmoni, procedendo in direzione ostinata e contraria, prima che sia davvero troppo tardi. Radioattività con Diego Fusaro.